Molti trovano il solo pensiero degli insetti estremamente disgustoso, specialmente se si trovano in bocca. Ma hai mai considerato il fatto che gli insetti possano essere più nutrienti, ecosostenibili e abbondanti di altri alimenti? Dovremmo davvero tutti quanti mangiare gli insetti? Se confrontiamo 100 grammi di cavallette con l'equivalente in pollo, manzo o maiale, vediamo che le cavallette hanno lo stesso contenuto proteico, ma hanno inoltre un più alto livello di vitamine e minerali come calcio, zinco e ferro. Analogamente, insetti come le larve hanno un più basso contenuto di grassi e contengono un più alto quantitativo di fibre, ma questa non sarebbe l'unica ragione per inserirli nella nostra dieta. Ci sono 1,53 miliardi di ettari di terreni agricoli e 3,38 miliardi di ettari destinati al pascolo che ricoprono la terra. Essenzialmente il 38% dei terreni che vedi su mappamondo è destinato all'agricoltura e alle fattorie. Ma mentre ci vogliono 200 metri quadri di terreno per produrre mezzo chilo di manzo, ci vorrebbero solamente 15 metri quadri per mezzo chilo di cavallette. Per di più si stima che nel 2025 1,38 miliardi di persone vivranno in aree con poca o addirittura senza acqua potabile, senza considerare il fatto che il 70% dell'acqua dolce è utilizzata nella sola agricoltura. Per produrre un chilogrammo di manzo ci vogliono 22.000 litri di acqua, mentre per un chilo di maiale ce ne vogliono 3.500 litri e per un chilo di pollo 2.300. E per un chilo di cavallette ci vuole un solo litro d'acqua. Questo perché gli insetti possono idratarsi completamente grazie al solo cibo di cui si nutrono. Sono anche più digeribili. Infatti l'80% di una cavalletta è commestibile e digeribile rispetto al 50% di un pollo e il 40% di un capo di bestiame. E non pensate che il nostro palato non abbia mai assaporato gli insetti prima d'ora. Per ogni 100 grammi di spinaci sono ammessi 50 piccoli insetti, tipo gli afidi, tripidi e acari. Il burro di noccioline può contenere circa 30 frammenti di insetti, come testa, corpo o zampe, per 100 grammi. E anche il luppolo, utilizzato per fare la nostra birra preferita, può contenere 250 afidi per 100 grammi. E la tua fresca birra estiva potrebbe essere spillata con ancora più insetti tra quelli che ti ho specificato finora. Quindi, perché non mangiamo gli insetti? Sono consumati in alcune parti dell'Asia, America Latina e Africa. E infatti le famiglie della capitale del Congo consumano 300 grammi di bruchi a settimana, che corrispondono a 96 tonnellate all'anno. Ma in gran parte del mondo occidentale farebbe urlare dal disgusto se qualcuno lo trovasse nell'insalata. Questo potrebbe essere per via delle tradizioni culinarie occidentali che si sono sviluppate in climi più freschi con meno insetti, incrementando la coltivazione e l'allevamento di animali più grossi con cui nutrirsi. Ma non appena gli europei hanno iniziato a colonizzare il mondo, hanno associato il fatto di mangiare gli insetti a qualcosa di selvaggio e primitivo per via del fatto che vedevano gli indigeni farlo. Gli insetti sono tanto piccoli ma estremamente nutrienti, ma sebbene l'idea di mangiare insetti possa essere difficile da mandare giù rispetto alle nostre abitudini culinarie, il processo tecnologico si evolve e la nostra mentalità si adatta di conseguenza, e probabilmente gli insetti diventeranno il nostro super cibo del futuro. Ma facciamo bene ad aver paura di queste piccole creature? Guarda il video consigliato cliccando il link presente sullo schermo o nella descrizione del video. E iscriviti per non perderti i prossimi episodi di Scienziati Subito!